Rup, prima che mi dimentichi, grazie per aver trovato il tempo per pranzare con me. So quanto hai da fare e quanto sei stanco. A che servono gli amici? Piuttosto sei tu che hai l'aria stanca. Sì, lo so. Lo show. Gli indici di gradimento. Sempre gli stessi ospiti, le stesse domande. La realtà è che non mi diverto più. Questo è grave. Senti, io vorrei che tu ci pensassi ancora. Pensarci ancora? Ma io ci ho già pensato. Che fai, ricominci? Sì, ma non ti ho mica chiesto una cosa così grave, ti ho chiesto di pensarci. Ci ho già pensato, non fai altro che chiedermelo, io non faccio altro che pensarci giorno e notte. Come faccio a non pensarci? Voglio dire, sto seduto qui a pranzo con te e lo sapevo che questa era la ragione per cui mi hai invitato. E se sono venuto è perché mi sento in colpa verso di te, giusto? Ti chiedo di condurre lo show al posto mio per 6 settimane. Ma non capisci... Cosa sono 6 settimane? Ma chiedimi qualunque cosa, ma non chiedermi questo. Non sono assolutamente in grado di condurre lo show per 6 settimane. Non sono in grado di condurre la mia vita per 6 settimane. Non capisci, Jerry, che mi stai chiedendo l'impossibile? L'impossibile! Rupe! Non capisci che io... Che c'è? Che diavolo fai laggiù? È tardi! L'impossibile! Te l'ho già spiegato! Che altro vuoi da me? Vuoi che mi metta a piangere per fartelo capire? Ci deve essere. Devi trovare un modo per liberarti. Sono solo 6 settimane. Mi scusi tanto, signor Pupkin. Può farmi un autografo? Sì. Certo. Come ti chiami? Dolores. Dolores, il nome di mio padre. Per Dolores che intuì la mia grandezza. Ecco, tesoro. Grazie, signor Pupkin. Di niente. Rupert! Rupert, chi c'è? Con chi stai parlando? Mamma! Chi c'è? Ti prego, mamma, smettila di chiamarmi! Ottimo. Bello. C'è solo un errore. Ti ha fatto più grande di me. Mi dai una risposta? Va bene, ti concedo 6 settimane, ti do 6 settimane! Mi hai sfracellato con queste 6 settimane! Che altro posso fare? Sei contento? Sei un uomo duro, Rup. Ci vuole in questo lavoro.